È uscito il DJI Mavic Mini e io sono tornato dalla Cina. Ragazzi, sono tornato, come avete capito dalla intro, sono tornato dalla Cina. È stato un viaggio, non so, non ho parole per descriverlo, ma avrò diversi video. Ne usciranno parecchi, andremo a visitare il tempio DJI, uno store gigantesco con tutti i droni, tutti i prodotti DJI, lo scopriremo assieme, sarà una bella esperienza, ma questa è veramente una piccola parte perché usciranno video impensabili. Andremo a visitare fabbriche, andremo a visitare store, magazzini, assurdo, è stata un'esperienza assurda, è stata una settimana intensissima, mi sembrava che un giorno durasse un mese, talmente sfruttavamo il minuto per minuto, poi spostamenti, un'altra cultura, usciranno veramente dei video emozionanti, o almeno spero perché io li ho solo girati, devo ancora montarli, ma piano piano monteremo tutto, per cui vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Adesso passiamo all'argomento per cui avete aperto questo video, ovvero il DJI Mavic Mini. Purtroppo a fianco a me abbiamo solamente, tra virgolette solamente perché mi ha accompagnato in Cina, scusatemi se ritorno un attimo all'argomento di prima, e assieme abbiamo realizzato riprese megalodontiche, siamo passati in mezzo ai ponti, in mezzo agli archi, abbiamo volato di notte perché lì non ci sono praticamente regole, tranne alcune che poi vi dirò nei video dedicati, abbiamo fatto cose assurde davvero. Ok, ma il Mavic Mini sarà molto più piccolo, addirittura ho visto da video americani che la batteria del Mavic 2 Pro pesa di più che lo stesso Mavic Mini compreso di microSD e batteria aggiuntiva, pazzesco, peserà sotto ai 250 grammi. E sì, finalmente anche DJI, anzi mi sa che l'unica, si è adattata alle normative, anche perché se acquisteremo la versione combo, ovvero con i paraeliche, penso che poi prossimamente con le nuove normative potremmo volare praticamente ovunque. Però prendetela con le pinze questa informazione, perché poi vedremo il nuovo regolamento quando uscirà e soprattutto quando sarà chiaro, perché ora non è assolutamente chiaro nulla, c'è un caos generale come succede spesso in Italia quando cambia una legislatura, una normativa e cose varie. Quello che mi ha stupito è il fatto che sia grande come l'iPhone. Ora in questo video non andremo a vedere caratteristiche tecniche, descrizione del Mavic Mini, perché sicuramente sarà un drone fantastico che lo analizzeremo nel dettaglio quando sarà qua su questo tavolo. Ora facciamo solamente un'analisi di mercato, che vuoto va a colmare nel mercato, perché sarà un drone innovativo. DJI mi ha stupito per il prezzo. Troviamo la versione normale, ovvero drone, radiocomando, una batteria e vari ricambi come le eliche, a 399 euro, 400 euro, pazzesco. In pratica va a togliere tutti i droni cinesi che fino ad ora sono stati i best buy 2019, come il Fimi. Naturalmente con questo drone secondo me il Fimi non avrà più tanto senso, però dovremmo poi fare la comparazione e così via, perché bisogna vedere quanto durerà la batteria, anche se la batteria durerà parecchio, dicono 30 minuti, ovviamente in condizioni perfette la batteria durerà sui 25-20 minuti, che è tantissimo per un drone così piccolo. Avrà un'applicazione dedicata, non sarà la nostra DJI Go 4, sarà semplificata, anche qui ha un senso questo, anche il fatto che registra 2,7K e non a 4K. Essendo un drone per entry level non occorrerà qualità assurde, anche perché molti di noi non hanno computer Mac in grado di elaborare filmati così pesanti come il 4K del nostro Mavic 2 Pro. Per cui ha un senso ridurre la qualità e ha un senso non aggiungere troppe impostazioni aggiuntive che la maggior parte di noi, ma anche io a volte se non devo fare cose lavoroni, non utilizzo. Per cui è andata a scremare, ha dedicato un'app apposta. DJI è sempre al top per realizzare dei droni, delle applicazioni che vanno a semplificare la vita all'utente finale. Un po' come fa la Apple, che rende il dispositivo più pulito possibile senza aggiungere 2500 funzioni, ma quello che fa lo fa davvero bene. Per cui mi piace questa filosofia di DJI. Cosa dire ancora? Ovviamente troviamo la versione combo con
tre batterie totali, addirittura i vari paraeliche, le varie griglie e vari accessori come ad esempio la borsa. A 499 euro, con tre batterie, per cui potremmo coprire una giornata intera. Poi bisognerà andare a vedere anche i vari accessori dedicati. Comunque brava DJI per aver ripreso il possesso del mercato, perché questi droni saranno dedicati all'utilizzatore entry level, praticamente la fascia più diffusa. Ora potremo trovare a 400 euro un drone davvero costruito benissimo, con tecnologia DJI, per cui super affidabile a un prezzo fantastico. Altra cosa, ho notato che non ha i sensori di prossimità, ovvero non rileverà gli ostacoli. Devo dire che sono entusiasta perché questo, vabbè, se li avessero messi era meglio perché eravamo più sicuri, però sicuramente avremmo aggiunto peso per i vari sensori, per l'elettronica e così via. Però, cioè, però con questo drone così piccolo potremmo andare ovunque, infilarci in mezzo ai rami. Io mi immagino già le riprese che riuscirò ad ottenere. Sarà una nuova avventura con questo piccolino. E non avendo i sensori, non ci dirà: no, non puoi andare, non puoi andare, devi disattivare, cose varie. Per cui sarà veramente top, non vedo l'ora di averlo. Se volete acquistare anche voi e supportare il canale, vi lascio il link qua sotto di Amazon, del sito DJI ufficiale. Secondo me arriverà entro una settimana e mezza. Di solito DJI allunga un po' i tempi per non avere problemi, mette 20-30 giorni, però secondo me riuscirà a soddisfare il fabbisogno. Devo dire che ultimamente DJI sta vendendo tantissimi prodotti e vanno subito in out of stock, per cui se ve lo volete accaparrare subito, prima lo comprate e prima vi arriverà. Non vedo l'ora di provarlo. Sicuramente andremo a vedere l'attivazione, andremo a vedere passo per passo qualsiasi cosa di questo drone, lo andremo a studiare e ad analizzare in modo tale che potete prendere il libretto di istruzioni e buttarlo. Sto scherzando, leggete sempre le istruzioni, sono fondamentali, però andremo a fare parecchi video per tutti coloro che lo compreranno come primo drone e andremo a vedere dalla base fino a portarlo in volo, fino a realizzare riprese carine. Per cui, se non avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale anche per i video della Cina, che oh, non vedo l'ora! Davvero, guardate che sorriso che ho! Sono arrivato ieri, è stato un volo lunghissimo, praticamente un giorno e mezzo di viaggio, però sono felicissimo di aver fatto questa avventura per portarvi contenuti che su YouTube Italia non ci sono. Ah, non vedo l'ora! Molte cose le ho cercate anche per capire se le aveva già fatte qualcuno, cosa aspettarsi dal viaggio, e non ho trovato niente, per cui iscrivetevi al canale. Iscrivetevi anche al canale Instagram, dove pubblico in tempo reale cosa sto combinando. Purtroppo in Cina volevo condividere molto di più, ma essendo internet censurato, non potendo usare Instagram, YouTube, è stato davvero difficile. Li dovevo condividere un'altra persona che me li metteva sulle Instagram Stories, però comunque è andata bene. Ho visto che in tanti di voi mi hanno incominciato a seguire e sono super super soddisfatto. Per cui continuate a seguirmi ancora di più, perché su YouTube siamo già in tanti, ma su Instagram pochi pochi, per cui seguitemi su Instagram. Forza, forza! Non vedo l'ora di provare il Mavic Mini e mi raccomando, seguitemi anche su Telegram, dove pubblico giornalmente offerte di tecnologia e non. Magari ci scappa qualche offerta interessante che può interessare a voi. Non ho voluto entrare nei dettagli del Mavic Mini perché è inutile poi ripetersi più volte. Quando ce l'avremo lo testeremo e vedremo effettivamente dove si può arrivare con questo drone. Sicuramente non sarà un drone con qualità assurde, però per la maggior parte delle persone sarà il drone perfetto, anche perché DJI ha qualità assurde sui materiali e soprattutto sull'affidabilità. Noi ci vediamo presto. Ciao!